Eccoci ragazzi, arrivati al compito al laboratorio. Vi ho presentato fino adesso le architetture barocche e il loro andamento curvilineo con l'alternanza di forme concave e convesse. Vi riporto qua alcuni esempi. Questa è la facciata di San Carlo alle Quattro Fontane di Borromini e questo invece è il Palazzo Carignano di Torino di Guarino Guarini. Vedete queste forme veramente innovative e mosse. Questo andamento ondulato addirittura riesce, ha la capacità di rendere prezioso un materiale semplice come poteva essere il laterizio. Ma veniamo a noi. Che cosa vi chiedo di fare? Costruire una costruzione effimera, una creazione effimera. Avete due possibilità. Ho suddiviso il compito in due parti. Un compito 1 con difficoltà facile. È un compito 2 con difficoltà un pochino più difficile, poi ci arriviamo. In che consiste il compito 1? Consiste nel elaborare una facciata ondulata ispirata a Borromini o a Guarini. Qui avete tutte le fasi di lavoro. Prendete un cartoncino, delle astine o delle bacchette, realizzate prima gli schizzi della vostra facciata, poi il modello in carta che vi servirà come modello appunto per poterlo riportare sul cartone. Avete tutti del cartoncino in casa, dai, su, sono sicura. Poi inventatevi e strutturate le cornici delle finestre e del portone, ok? Realizzate tutto in cartoncino ed incollate. Come fate a rendere l'andamento curvilineo della facciata? Inserendo o incollando dietro il vostro cartoncino delle bacchette e poi infilandole in un supporto, ok? Potete farlo col cartoncino, se avete del polistirolo, con il polistirolo, inventatevi qualcosa e così date una forma curvilinea alla facciata. Questo è il compito per chi vuole cimentarsi con difficoltà 1. Se avete però delle velleità d'architetto barocco, tutte assolutamente fattibili, potete lanciarvi nella creazione di qualcosa di un po' più complesso. Ok, vi ho preparato uno speciale creazione effimera. Cliccando su questa immagine vi si apre, eccolo qua, un approfondimento. L'approfondimento vi spiega che cosa intendo per costruzione effimera. L'arte barocca, come sappiamo, creava delle realtà alternative attraverso questo tipo di lavorazione. Ok? Ma succede anche in altri anni. Per esempio, nell'antica Roma gli archi di trionfo hanno una loro iniziale costruzione effimera. All'interno venivano costruiti con legno e stoffa dei grandi archi sotto cui passava la parata dei vincitori. Oppure in età contemporanea, tutto ciò che viene realizzato per padiglioni, mostre e manifestazioni ha una valenza effimera, ok? Cioè viene costruito per poi essere distrutto dopo averlo utilizzato. L'esempio più eclatante è la Torre Eiffel, costruita in ferro e bulloni, che dopo l'esposizione di Parigi, doveva del 1889, sarebbe dovuta essere smontata, invece sta ancora lì. Altre due ispirazioni possono essere l'architettura del ghiaccio, che ovviamente per evidenze climatiche poi si scioglie, o addirittura l'architettura domestica portatile, sto pensando alle tende, ai tapis, ok? Effimera perché? Perché vanno smontate per essere poi trasportate. Ok? Ma attenzione, non vi sto chiedendo di realizzare una architettura. Un oggetto semplice, un castello, una tenda, una poltroncina, un lettino per le bambole. Ok? E il materiale? Materiale è sempre di riciclo: carta, cartoncino, plastica, i Lego, se li avete a casa, costruzioni con oggetti casalinghi. Date largo sfogo alla vostra fantasia. Le fasi operative. Ragazzi, alla base di qualsiasi tipo di lavoro, ma anche di una torta, c'è la progettualità. Progetta, disegna, inventa, ragiona sulla valenza costruttiva, perché ragionando attraverso il disegno ti permette di capire quali sono le problematiche che potresti poi andare incontro nel momento della costruzione. Poi schematizza, ok? Cioè disegna gli elementi che ti serviranno per poi avere degli schemi da riportare sul cartoncino o degli schemi su cui lavorare.
Mia nonna diceva 100 misure e un taglio, cioè prima di tagliare gli elementi definitivi, misura, controlla, ok? E infine realizza, raccogli, ritaglia, assembla, costruisci. Tutto ciò che hai prima progettato viene poi costruito. Vi ho messo degli esempi, sono degli input, ok? Non vi chiedo di realizzare quello che state vedendo, vi chiedo di lasciarvi ispirare. Infine, due tutorial che vi spiegano come costruire dei mobili in cartone. Sono per lo più dei riquadri o modulari o costruibili utilizzando degli schemi e il cartone. Ok? Come potete restituirmi questo progetto, sia il lavoro 1 che il lavoro 2? Fate delle foto e poi me le inviate, no? Fate soprattutto la foto dell'elaborato finale perché poi sarà quella che vi rimarrà come ricordo, ok? Grazie mille e buon lavoro. Ritorno su la nostra presentazione sull'architettura barocca perché, come in tutte le altre lezioni che vi ho preparato, c'è un questionario di ripasso, è obbligatorio, ok? Vi permette di ripassare e capire se avete compreso tutti i concetti dell'architettura. Grazie e buon lavoro.